Buonasera dal Pala Tedeschi, siamo giunti alla sesta giornata in Serie A. Dopo il turno infrasettimanale si torna subito in campo, gioca al Pala Tedeschi il GGT Mauer Benevento 5, che vuole trovare la sua prima vittoria in campionato, la sua prima vittoria in Serie A. Però quest'oggi la squadra di Andrea Centonze ospita la Came Treviso, che è reduce da ben 4 risultati utili consecutivi. Arriva il fischio con il tocco da parte di Giapa Vieira, palla arriva a Mateus e quindi botta, rischia qui, attenzione a Giapa Vieira con la parata di Mateus, poi scarica per Donin che calcia addosso a Ramon, prima occasione per la Came Treviso. La sfera arriva a Mateus, lancio lungo di Mateus, la mette giù, uscita, oh, gran parata di Pietrangelo. Sutton batte subito alla ricerca di Del Gaudio, che apre il mancino, palla fuori, ci prova, botta col destro, lo Suazo. Ramon, Lolo, palla sul secondo palo per il gol di Tommaso Colletta, che fa 1-0. Si sblocca il punteggio al decimo minuto. Palla illuminante di Lolo Suazo sul secondo palo per Colletta, che non ha sbagliato. Che assist di Lolo Suazo. Intanto Mateus, lancio che diventa quasi un tiro, colpo di testa di Shitao, era un po' complicato. Ancora Vieira, sta con sterza calcia, anzi Sutton, corner, ancora Vieira, ancora Mateus, attento sul primo palo, ora la Came sta attaccando, palla fuori, attenzione a Stigliano che ci prova, la tiene Pietrangelo, fa ripartire Stigliano, Ramon per la corsa di Stigliano che ci prova sul fondo, intercettare Sutton, palla fuori per Valex, la parata. Ancora Alex. Alex che poco fa ha avuto la chance di pareggiare. Intanto Di Guida riesce a scambiare col numero 7. La palla passa in qualche modo, la giocata di Alex che salta Mateus. In qualche modo poi arriva il gol da parte di Del Gaudio. E c'è anche il cartellino giallo per De Crescenzo. Rivediamo. No, ha segnato col numero 14 Di Guida. Intercetta Arvonio, riparte, occhio a Lolo Suazo che sterza, Lolo Suazo, Pietrangelo, Mateus innesca Milucci che salta Donin, palla per Lolo Suazo che calcia col mancino, ancora Pietrangelo, ci prova Donin che trova Sutton sul secondo palo e la Came al tramonto del 19° completa la rimonta. Lolo Suazo ci prova, guerra di testa, la tiene Pietrangelo, finisce qui la prima frazione di gioco. Came Treviso avanti 2-1 sul Benevento. Arriva il fischio, riparte il gioco. Poi Ramon con l'esterno, attenzione che Shitao è da solo. Shitao! E il gol di Shitao che ha spiazzato Pietrangelo, palla che ha dato un bacetto al palo interno. E senza cata alle spalle del numero 1 della Came Treviso. Alex, elude l'intervento di Shitao, via Alex, salta anche De Crescenzo, la parata di Mateus su Giapa Vieira, occasione Came, ancora Alex, palla fuori, ci prova Sacon che colpisce Sutton, poi rovesciata di De Crescenzo per il movimento di botta, Pietrangelo respinge, riparte Sacon, siamo già dall'altra parte, Alex, Sacon col destro, schiacciato, palla fuori, ancora Ramon, blocco di Milucci, Ramon sceglie botta che imbuca per De Crescenzo, calcia Milucci sul fondo per il movimento di Stigliano, colpo di testa di Sutton, occhio a Alex, gran parata di Mateus, Ramon perde palla, occhio a Del Gaudio che apre il destro sul fondo, ha rischiato qui Ramon. Tanto attenzione, siamo già dall'altro lato. Shitao! Sull'esterno della rete. Di Guida. Ancora Alex tra le linee. Non intercetta Ramon. Riparte Giapa Vieira che ha un po' di spazio. Sacon per il gol di Alex.
che fa 3-2. Splendida azione della Kame con il gol del numero 7, quarto centro stagionale per Walex. Lolo Suazo, uno contro uno con Del Gaudio, non lo salta, riparte il numero 9, calcia Del Gaudio sul fondo, parte Lolo Suazo, la respinta di Pietrangelo, poi colpo di testa di Colletta, non ci arriva Guerra. Lolo Suazo, Shitao, Guerra, Shitao, ci prova il numero 8, palla fuori per Ramon, Stigliano, Lolo Suazo, Pietrangelo, Ramon, Stigliano, calcia col mancino, lancio di Mateus, la partita finisce qui, la Kame Treviso espugna il Pala Tedeschi, vince per 3-2, trova la seconda vittoria in campionato, la prima in trasferta. Continua invece il momento no della Gigi Team Werra Benevento 5, che non riesce a trovare la sua prima vittoria in Serie A.